salutiamo un po' di persone. Se parlo troppo, ditemelo, dopo io parto. Siamo qui apposta, nel senso che è un argomento caldissimo, un argomento estremamente interessante, su cui ci fanno sempre tantissime domande, quindi è importante, ragazzi, siamo qui per rispondere a tutte le vostre domande, quindi se avete qualsiasi domanda, fatela, perché Simone è qui a vostra disposizione per una consulenza gratuita, che se no costa tanto. Ok, esatto. Quindi, e anche domande, io volevo anche condividere con voi. Salutiamo un po' di persone. Okay, dai, subito. Valentino, ciao. Federico, ciao. Orazio, grandissimo. Emiliano, ciao. Emiliano, rispondiamo adesso a un po' di domande. Dimitri, ciao. Abbiamo visto anche una c'è domanda. C'è qualcuno che ti segue. Riccardo, ciao. Ciao. Diego, ciao. Daniel, ciao. Vediamo un po'. Daniele, grandissimo. Riccardo, è Daniele, ci vedremo insomma presto per il nostro bellissimo evento. Partiamo con una domanda interessante che è quale inquadratura fiscale per chi gestisce... No, questa la facciamo... Sì, dai, rispondiamo. Emiliano, quale inquadratura fiscale per chi gestisce account conto terzi? Quindi, credo da account manager, da consulente che si occupa di gestire un account per un'altra azienda esterna, che è un aspetto molto interessante. Emiliano, ottima, ottima domanda. Perché... E poi ti aggiungo anche l'altra di Daniel Barbat. Per chi è dipendente full time e con la SRLS ottima domanda. Con la quale vuole operare è unico socio. Questa ne parliamo dopo, dai. Sì, sono due domande veramente belle. Ripetiamola, aspetta. Facciamo così, rispondiamo alla prima, quella di Emiliano, poi passiamo alla seconda e la ripeto. Daniel, arriviamo da te dopo. Vai. Allora, Emiliano, quella ti ricordi? Esatto, praticamente se vado bene tu operi, cioè vorresti come operare conto terzi, esatto. Sì. E a mio parere questo qui è un ottimo regime, cioè un ottimo momento, motivo o settore in cui tu puoi operare come forfettario. Semplicemente perché tu opereresti come alla fine consulente, no? Quindi come consulente lavori sempre, presumo magari Italia su Italia, presumo che puoi lavorare, tra virgolette, anche da casa, diciamo, o dall'ufficio, però non hai magari molti costi, nel senso che magari non ti sposti neanche tanto con la macchina, eccetera. Quindi tu potresti sicuramente, opereresti come consulente, quindi non avresti l'IVA commercianti, ma avresti l'IVA, diciamo, in percentuali, che è la gestione separata. Magari poi in privato ne andiamo a parlare. E soprattutto tu avresti veramente vantaggio con il regime forfettario, perché tu non acquisti merce, diciamo, con fatture straniere, non hai bisogno di avere costi di Amazon. Quindi in questo caso tu semplicemente, in un certo senso, fattureresti solo ai tuoi clienti a cui fai consulenza, la puoi fare direttamente, comodamente da casa, senza avere costi, quindi non hai problemi di costi che non ti puoi scaricare, non hai neanche problemi a questo punto di acquistare merce, quindi di IVA che non ti puoi scaricare, non hai neanche problema di IVA che dovresti appunto riversare se hai una fattura senza IVA. E quindi per me il tuo, diciamo, settore, quello che mi hai proposto, il regime forfettario è ottimo in questo momento, insomma. Poi è ovvio che se hai fatture di più e hai invece una squadra e un team, poi devi... Insomma, abbiamo detto che non devono pagare l'INPS fisso, perché molti ovviamente dicono devo pagare l'INPS fisso giustamente quando la gestione commerciante, invece se c'è un libero professionista, no. Esatto. Non c'è l'INPS, non c'è minimale. Esatto. Io dopo, perché molte volte ho paura di essere troppo tecnico ed essere un po' palloso. No, questo è un aspetto molto importante, perché ce lo chiedono spessissimo. Perfetto. Io voglio fare l'account manager, quindi oltretutto avremo anche il test prossime settimane. Io voglio fare l'account manager, quindi gestire per conto di un'azienda il loro account, offrirgli la consulenza, offrirgli servizi, ottimizzare, tutte queste cose qui. Devo pagare il fisso IMSS? No, esatto, è percentuale. Esatto. In questo caso, esatto. In questo caso no, semplicemente perché, allora, indipendentemente dai nomi che ci possono essere, allora, facciamo un piccolo passo indietro. Noi, in Italia, sappiamo che magari mentalmente chiamiamo tutto quanto tasse, però dobbiamo avere la consapevolezza che ci sono due, diciamo, tasse diverse. Una sono le imposte sul reddito, no? E l'altra cosa sono? Sono i contributi. I contributi che servono per la pensione. Poi è ovvio che per noi sono tutte quante tasse perché le paghiamo, però considera che abbiamo tasse e contributi, stop. E di questi contributi ci sono solo due tipologie di metodi di pagamento. Il primo è il commerciante, che probabilmente tutti voi conoscete, cioè ci sono delle rate fisse ogni anno, ogni 3 mesi, perdonami, e poi se si supera un certo reddito si paga un ulteriore 24% circa, ottimo. L'altro strumento che possono utilizzare solo i consulenti, cioè chi non fa attività commerciale, semplicemente paga l'IVA in una quota fissa che è circa del 28%, dovrebbe essere 27,72, ma
ha la caratteristica che è completamente variabile. Il consulente paga il 27,72 circa, considera il 28, in funzione del proprio reddito, senza nessun minimale. E questo che cosa vuole dire? Vuole dire che se io sono un commerciante, esempio, e il mio reddito è zero in un anno, io comunque di INPS devo pagare 3.700 euro, perché c'è il minimale. Se invece io sono un consulente, Un account manager in questo caso. esatto, e produco zero come reddito, comunque sia, io Non dovrò pago il pagare zero minimo. di INPS. E Esatto. a sto punto, visto che siamo qua, Aspetta, aspetta, ecco. aspetta. No, rispondiamo. Abbiamo un sacco di domande, quindi questa Ok, diretta piace tantissimo e ci sono tantissime domande. Cerchiamo prima di magari ok. Ah, rispondere a tutte, ok, poi cercheremo di dare. Quindi Daniel, eravamo a lui, quindi per chi è dipendente full ok. Ok, time bella e questa. con la SRLS con la quale vuole operare, è unico socio amministratore delegato, non deve pagare, va versata qualche aliquota. Esatto, Non so che. Ah, pagare no. l'INPS, Ti infatti l'INPS l'ha scritto. confermo, L'INPS la deve Daniele, pagare che tu ovviamente. sei. Ho fatto la scorsa settimana un insomma, articolo sopra al mio blog di efficacia Vai a fiscale. leggerlo, efficaciafiscale.com. .com, esatto, in cui ho Esatto. parlato proprio in un certo senso di questa cosa. Cioè, se uno deve aprire una ditta individuale, a questo punto gli conviene aprire una SRL unipersonale, perché è la Esatto. stessa cosa. E tu in questo caso sei in una situazione veramente fantastica, perché ovviamente tu l'INPS non la paghi, ok? E questo probabilmente è che lo sapevi anche te. Quindi se noi siamo dipendenti full time, noi possiamo essere socio unico, amministratore unico e non paghiamo più l'INPS. Se invece siamo part time, tecnicamente dipende un po' come l'INPS territoriale, diciamo, va a interpretare questa cosa. Diciamo che adesso, in questi ultimi anni, l'INPS si sta spostando verso il full time, però fino insomma, a 2 o 3 anni fa, in teoria c'erano altri Chiaro, parametri. comunque lui che è Ok? full time non ha Eh sì, problemi, esatto, insomma. scusami dopo. Allora, con il regime forfettario c'è anche la detrazione del 35% sui contributi INPS, se presentate la domanda entro il 28 febbraio. Ottimo, Diego? solo i commercianti, Diego. Un'altra cosa, esatto. E poi la domanda di Antonino, grandissimo che ci segue sempre. Antonino, meglio SRL o SRLS? E quali sono le differenze? Bellissima domanda, qui rispondiamo dopo la Allora, pubblicità. ok, no, è così, Antonino, ottima domanda anche questa. Ci sono tante piccole micro differenze, ti dico la verità. Cioè, potrebbero essere molte. Aspetta, aspetta, rispondiamo alla prima. Però Quindi ti allora. Ok, 35% di. Ci sono troppe domande qui. Allora, calma. ok. Diego ci ha detto che con il regime forfettario c'è una detrazione del 35% sui contributi. È Co vero. confermo, Corretti? però solo Corretto. commercianti. Solo commercianti, quindi a posto. I consulenti non ce Consulenti l'hanno. non ce l'hanno. Ok, quindi quella è a posto. Andiamo alla prossima. Ragazzi, continuate a farci le domande, cercheremo di rispondere il più possibile. Daniela, alla tua domanda risponderemo in diretta e non risponderemo face to Buono, buono. face, quindi risponderemo più avanti. Antonino, quindi meglio SRL o SRLS? Spesso questa domanda, soprattutto sulla base di quello che abbiamo detto all'inizio della live, che quindi l'SRL ci permette di avere meno, diciamo, problematiche a livello di gestione prodotti e soprattutto una responsabilità limitata, no? A livello Esatto, complessivo esatto. nell'operatività online e soprattutto nel vendere i prodotti, perché nel vendere i prodotti che magari vengono importati o altre cose ci possono essere tante, anzi, ci sono tantissime criticità, quindi è molto importante essere tutelati da quel punto di vista. Ok, uno decide di fare l'SRL e lì ha due strade, SRL oppure SRLS, quindi Esatto. semplificata. Quali sono le differenze? Quando scegliere una e quando scegliere l'altra? Ok, allora ottimo. Allora, prima di tutto volevo condividere con te, Antonino. Antonino, perdonami, quali sono le cose uguali? Perché molte volte effettivamente, cioè, sono importanti. A livello fiscale, tutte e due sono uguali. A livello di protezione patrimoniale, tutte e due sono uguali. E già questo, insomma, è già l'80%, perché noi quello che vogliamo in un SRL è la protezione patrimoniale e eventualmente dallo Stato io vorrei una agevolazione fiscale, però purtroppo insomma non c'è. Quindi questi parametri, per fortuna, sono uguali. Quello che cambia sono piccole cose, cioè ti posso dire anche che con l'SRLS non paghi il notaio, però comunque sia, non è che un business, la valutazione di un business deve essere fatto nell'ottica di adesso spendo 1.500 euro o meno. Quindi ti posso dire che l'SRLS magari non paghi il notaio, quindi più, diciamo, immediata. Diciamo che quello che ti posso dire subito dopo è che appena tu vai da un notaio, è vero che non lo paghi, l'SRLS tendenzialmente ti permette di avere un oggetto sociale. E qui ti faccio un piccolo esempio. Se io domani volessi aprire un'attività e-commerce, oppure anche vendere su Amazon, ad esempio, io voglio fare solo quello.
Quindi tecnicamente magari non conosco un notaio, devo fare solo quello, è il mio primo business. Potrei anche valutare di fare SRLS, perché tanto posso mettere un oggetto sociale, io faccio vendita su Amazon, è perfetto. Ma se invece domani io volessi, esempio, fare la mia attività su Amazon con un SRL e magari volessi fare anche, magari adesso faccio un piccolo esempio, attività di che altro? Volessi fare, vabbè, a parte il commercialista, esempio, cioè un'altra attività che è scollegata. Consulente, account manager. Account nel vendere. Sì, possiamo anche definirlo anche account manager, esatto. Quindi. Diciamo che se la seconda attività è completamente scollegata dalla prima, proprio scollegata, io l'SRLS è ovvio che non la posso più fare perché posso mettere solo un oggetto sociale. Quindi anche qui c'è anche da dire che l'SRLS può andare bene se tu sei, diciamo, alle prime armi e vuoi fare solo questa unica attività. Quindi se vuoi fare solo un'unica attività e sei sicuro di quello, tu comunque sia come SRLS, tu sei già perfetto. Ok, Simone, andiamo avanti, salutiamo Laura. Ci sono Laura. Tanti aspetti. Tanti aspetti, dopo li approfondiamo man mano. Mi sa che servirà un Q&A, una circolare anche su quello, quindi efficaciafiscale.com. Esatto, ti invito ad andare che trovi tutte le informazioni. Ciao Fabio, ciao Emiliano, ciao Lucio, Marcello grandissimo, Giuseppe Marchetti, appena si sfora il regime forfettario, non conviene cambiare residenza fiscale e operare come vabbè, chi allora, è vendor online praticamente allora detto in maniera amichevole, amorevole con tutto, quello nel senso che è che dipende, nel senso che se io fossi un imprenditore e lavoro magari su Amazon, allora ragazzi, a prescindere che se il vostro business incrementa è ovviamente che si passa da un forfettario SRL, ma se poi dopo il vostro business esplode ulteriormente e fate adesso ipoteticamente 2-3 milioni di euro e siete in un'attività che potete fare online, è ovvio che il vostro raggio, diciamo, di flessibilità esatto, la vostra flessibilità è ampia. È ovvio che indipendentemente ovviamente però tieni in considerazione che nell'e-commerce in generale, nella vendita su Amazon, comunque il limite del forfettario, se uno insomma si impegna un attimino, si supera abbastanza velocemente, quindi non è diciamo è un qualcosa che si sfora abbastanza velocemente. Volevo un attimo rispondere alla ragazza, perché alla fine è così, indipendentemente che si chiama società offshore o meno, semplicemente uno all'estero ci può andare, non c'è problema. L'importante è che magari ci vada all'estero in maniera vera e possibilmente se ha famiglia, coniuge, anche con la famiglia. Sì, semplicemente perché, no, perché in Italia ci possono essere, ci sono delle normative molto restrittive su questo aspetto. Quindi. Alcune magari stanno un po' cambiando, però siamo ancora in quella fase che bisogna comunque poi eventualmente scontrarsi, scontrarsi e andare davanti al giudice. Quindi alla fine è così, di base all'estero comunque, ci può andare. Comunque sui importi, insomma, invece inferiori, ragionevoli, quelli medi, già un SRL in maniera strutturata, come giustamente diceva Simone prima, con determinate strategie di ottimizzazione fiscale si può utilizzare. Fabio Russo ci chiede, con la partita IVA forfettaria, bellissima domanda, posso vendere in tutta Europa, dato che Amazon, per esempio, permette di aderire al programma paneuropeo, eccetera, e vendere il problema è che, vabbè, richiede apertura di partite IVA sui singoli paesi, però con il forfettario in generale, se io volessi spedire direttamente, posso vendere in Germania, Francia, così. Allora, non dovrebbero esserci limiti, guarda, per sicurezza poi vado a verificare, ma non dovrebbero infatti esserci nessun genere di limiti. L'unico limite dipende un po' dal paese, diciamo, di destinazione, perché magari ci sono alcuni proprio parametri che dipendono da paese a paese. Giusto Cannova ci chiede, se ho pronunciato giusto, scusami, posso assumere qualcuno sul forfettario? Probabilmente adesso questo, con il nuovo. Puoi anche eliminarlo, cioè puoi anche assumerlo, ma qual è il problema? È che non ti scarichi il costo. Quindi secondo me questo è che se devi assumere uno per in un anno pagarlo 500.000 euro, può anche andare bene. Ma se io dovessi anche io, assumere una persona, magari con busta paga, ma anche se fosse un collaboratore con partita IVA, a me già mi converrebbe comunque spostarmi sull'SRL, perché non mi scarico il costo. Quindi dopo lì dovresti parlare con il tuo commercialista e fare un paio di calcoli, cioè tutto qua. Però se incominci ad avere già i dipendenti non conviene più il forfettario. Se ti è piaciuto questo video, metti mi piace e condividilo con i tuoi amici.
Se vuoi rimanere aggiornato, iscriviti alla pagina e se vuoi interagire con noi, clicca il link sotto in descrizione e iscriviti al nostro gruppo riservato. Ciao, ciao. Al prossimo video!